Come possiamo vedere, questo è il Flame in cui gira l'applicativo esempio di oggi, in cui noi abbiamo una semplice interfaccia in cui viene inserito l'indirizzo IP e delle checkbox e pulsanti di notifica, e qui abbiamo l'Arduino Yung connesso alla rete. Ah, qui il telefono è connesso alla stessa rete wireless, per una questione di semplicità. Sì, adesso cambio lo stato dei LED, vediamo che il comportamento del server REST sull'Arduino fa cambiare lo stato dei LED. E se noi volessimo sapere qual è lo stato e provare una nuova API web, quella delle notifiche, bene, molto semplice. Il pulsante notification non fa altro che utilizzare le API HTML per le notifiche. Come abbiamo visto, è arrivata subito una notifica e l'abbiamo nello storico. Questa notifica utilizza le API standard HTML5, quindi è compatibile anche sul computer, e la stessa interfaccia, stesso applicativo è compatibile sul computer. Come possiamo vedere, anche su Android, tramite lo stesso applicativo installato tramite Firefox per Android che gira all'interno del sistema, possiamo interagire con i LED come facevamo prima su Firefox OS con lo stesso applicativo. Quindi ci vediamo a Fabriano, non mancate!